Buongiorno a tutti, oggi volevo presentarvi Pepita, che è la mia cagnolina, la mettiamo giù. Ho sempre amato i cani, soprattutto di taglia grande. Poi, come spesso accade, ci innamoriamo di chi non corrisponde assolutamente al nostro ideale. A 30 anni incontrai lei, che mi guardò dalla sua cuccia e praticamente mi ha scelto per sempre. Io cucino per tutti, anche per Pepita, perché per me cucinare è un gesto d'amore. Chi cucina ha proprio questo potere di poter far star bene. E allora cuciniamo pensando tutte le nostre cose più belle, tutti i pensieri positivi, mettiamo della bella musica. In questo modo il nostro cibo sarà non solo un nutrimento, ma sarà proprio un super cibo, e vi assicuro che sarà molto più buono. Se volete cimentarvi a cucinare qualcosa per tutta la famiglia che possa mangiare anche il vostro cane, io oggi vi propongo gli straccetti di seitan al limone. E ci occorrono poche cose: il seitan, in questo caso l'ho fatto in casa, il lievito alimentare, che è un alimento che piace molto ai cani perché sa di formaggio ed è un'aggiunta di vitamine e di sali minerali, il germe di grano, che è fondamentale per l'alimentazione del cane, il grano saraceno in fiocchi, in modo tale da non appesantire di glutine questa ricetta già molto proteica, e delle verdure saltate, scorza di limone e succo di limone. Tagliamo velocemente il seitan in straccetti, mischiamo tutto in una ciotolina e saltiamolo in padella molto velocemente con prezzemolo e basilico. Il piatto pronto è questo. Ricordiamoci di togliere la porzione per il cane, perché una volta portato in tavola non ce ne sarà più. Ormai sono noti gli effetti benefici dei cereali integrali e delle verdure in foglie per l'uomo. Questo vale anche per i nostri cani. Tanto più un cane viene alimentato in modo vegetariano o vegano, tanto meno andrà incontro a patologie infiammatorie, patologie degenerative e anche al tumore. Quindi sfruttiamo anche per i nostri cani l'effetto benefico del cereale integrale e delle verdure in foglie. Vi invito a provare questa ricetta e poi fatemi sapere. PETA è un'organizzazione no profit a sostegno dei diritti animali, fondata nel 1980 da Newkirk e Pacico. Indovinate un po' chi ha vinto nel 2006 il premio PETA come vegetariano più sexy del mondo. Vi aiuto un po' io? Il cantante di Minneapolis vi dice qualcosa? Sì, proprio lui, Prince, che nella sua Animal Kingdom scrive così: «Nessun membro del regno animale succhia il latte una volta adulto. Nessun membro del regno animale mi ha mai fatto nulla di male. Ecco perché non mangio carne rossa o pesce bianco. Non datemi il formaggio. Siamo tutti membri del regno animale. Lascia i tuoi fratelli o sorelle nel mare». Vi ricordo il mio sito www.vegachef.it e la mia pagina Facebook VegaChef. Questa settimana mi sono arrivate tantissime lettere. Matteo mi scrive dalla meravigliosa Palermo mentre prepara un esame. Sono vegano da 6 mesi e amo la cucina. Sui pasti principali non ho problemi. Ho imparato alcune ricette veloci, me la cavo alla grande. Il punto è che mentre studio ho spesso bisogno di fare delle pause e, come da vecchia abitudine, qualche spuntino volante. Hai qualche consiglio da darmi? Innanzitutto, Matteo, complimenti e buono studio. Sei già a buon punto. Tieni presente la frutta, che in questa stagione ci aiuta sempre, oppure lo yogurt di soia, che è uno spuntino leggero. Se poi vuoi fare una pausa mentre studi e mettere un po' le mani in pasta, che aiuta sempre a rilassarsi, puoi preparare dei biscotti, che sono molto facili, e tenerli per tutta la settimana. Oppure anche una fetta di pane con della crema di nocciole, con della crema di mandorle, che puoi preparare veramente in un secondo in casa. Basta mescolare le mandorle con un po' d'olio e la puoi conservare fuori dal frigo. Oggi abbiamo parlato della cucina vegana per cani. È un argomento su cui torneremo spesso perché mi sta particolarmente a cuore. Voi intanto provate gli straccetti di seitan e poi fatemi sapere com'è andata. Io vi lascerei con una citazione che mi piace molto, tratta dal Piccolo Principe. Siamo responsabili per sempre di ciò che abbiamo addomesticato. È una frase che dedico al mio cane. Io vi saluto, la settimana prossima avremo come ospite Roberto Calcaterra, medico gastroenterologo e omeopata, ci parlerà della sua medicina. Vi saluto, ci vediamo lunedì prossimo alle 12:30 con i segreti di VegaChef. Ciao!